Una partita così è come un compito in classe al primo giorno di scuola. È la prima di due gare che possono segnare il percorso di una stagione. Dopo tanta attesa, finalmente inizia il calcio che conta. Stadio do Dragaudio Porto, sta per cominciare Porto-Roma, l'andata dei preliminari della Champions League. Buonasera da Marco Cordaro, Daniele Carboni. Corner per la Roma, secondo calcio d'angolo della partita per i giallorossi, alla sinistra della porta difesa da Casillas, sul punto di battuta con il mancino sarà corto per Florenzi sul primo palo. Roma in vantaggio, l'autogol con il pallone che termina alle spalle di Casillas al 21esimo minuto. Porto 0 Roma 1, passa la formazione di Luciano Spalletti, la palla tesa in area di rigore va a sbattere sulle gambe dei difensori del Felipe, se non abbiamo visto male, il numero 28, sì, il difensore brasiliano, quindi autogol di Felipe, ma bravo ancora una volta Dzeko a portare via due uomini, anche Strootman a disturbare, ha anticipato Felipe De Rossi che l'avrebbe messa dentro. Pallone in profondità subito Di Marcano a cercare André Silva, c'è l'intervento in spaccata di Vermaelen, calcio di punizione che viene concesso da Kuipers al limite dell'area di rigore, era caduto dentro l'area André Silva, rimane qualche dubbio e c'è anche un cartellino rosso che viene estratto da Bion Kuipers. Sono andati a protestare i giocatori del Porto per l'intervento di Vermaelen che era già ammonito e dunque esordio da dimenticare per il difensore belga, secondo giallo per lui, cartellino rosso, Roma che giocherà in 10 il resto della partita. Bianco-blu quando la Roma va in possesso all'interno della propria metà campo. Herrera limite l'area di rigore verso André Silva, zona tiro, prova a calciare, pallone che passa e poi la conclusione con il gol del Porto in posizione sembra di offside, la girata che va a bucare la porta di Alisson. Il pareggio del Porto, si lamenta il portiere brasiliano con l'assistente di Bion Kuipers, il pareggio della formazione bianco-blu, qui sembrava al di là della linea difensiva il giocatore del Porto. Kuipers va adesso a parlare con il proprio assistente sollecitato dalle proteste di Daniele De Rossi. Alisson va a prendere il pallone e arriva la segnalazione di Kuipers che va ad annullare il gol, brivido per la Roma, il tiro era stato di Adrian Lopez. Corner alla sinistra della porta di Alisson, va Ottavio a cercare sul primo palo la deviazione da parte di Marzano, c'è un tocco con pallone che termina fuori dal campo. Kuipers va a parlare ancora una volta con i propri assistenti, Emerson Palmieri era andato a frapporsi sul giocatore del Porto, cross giunto Ottavio, sul primo palo c'è un tocco con il braccio da parte di Emerson Palmieri, vediamo qual è la scelta da parte di Bion Kuipers, si avvicina sul dischetto il direttore di gara olandese e concede il calcio di rigore in favore del Porto. André Silva contro Alisson, mentre siamo giunti al 16esimo della ripresa, il numero 10 del Porto contro il numero 19 della Roma, il fischio di Kuipers, André Silva con il destro, intuisce Alisson ma non basta, il Porto la rimette in piedi 1-1 al 16esimo della ripresa, il gol di André Silva al do Dragão, adesso il match per la Roma si mette in salita. Può bastare per Bion Kuipers, the end al do Dragão, la Roma passa indenne a Oporto tenendo un pareggio importante in vista del match di ritorno che si giocherà martedì prossimo allo Stadio Olimpico. 1-1 la sfida tra Porto e Roma, giallorossi che si erano portati in vantaggio al 21esimo del primo tempo con l'autogol di Felipe Almeida, nella ripresa il pareggio del Porto con il calcio di rigore trasformato da André Silva per fallo di mano di Emerson Palmieri, Roma che ha giocato dal 43esimo del primo tempo in inferiorità numerica per l'espulsione causa doppia munizione di Thomas Vermaelen, sicuramente non un debutto positivo per l'ex Arsenal e Barcellona.